È il camminare, il viaggiare, lo spostarsi per il Medio Oriente e il Mediterraneo, uno dei tratti principali che ha contraddistinto la vita dei due più grandi apostoli della Chiesa. La festa di San Pietro e Paolo è l'occasione per ripercorrere i loro passi lungo le strade e i paesi che questi hanno attraversato. Due sacerdoti, uno brasiliano e l'altro messicano, nei giorni precedenti questa festa hanno visitato alcuni dei luoghi toccati da San Pietro e da San Paolo all'interno di un'escursione organizzata dallo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme. Un viaggio sulle orme di San Paolo, l'apostolo delle genti, il persecutore dei cristiani folgorato sulla via di Damasco, che li ha condotti in 12 città della Grecia, tra cui Atene, Salonicco e Corinto. Paolo, nel suo secondo viaggio missionario, va proprio a Corinto. Qui comincia il suo progetto missionario, scrivendo poi belle lettere, delle quali mi piace ricordare l'inno all'amore nel 13° capitolo della prima lettera ai Corinzi e il brano contenuto nel 12° capitolo della seconda lettera ai Corinzi, in cui riconosce le sue debolezze. La sua debolezza è la forza che gli permette di portare avanti il Vangelo. Anche se sono passati 2000 anni, su questa pietra, su questo spazio, è passato l'apostolo Paolo, un apostolo così importante per noi. Pescatore di uomini, primo papa e una delle colonne della Chiesa. Questo è Pietro. Pietro fu discepolo del Signore, gli fu molto vicino, e a lui vennero consegnate le chiavi e affidato il ministero di essere a capo della Chiesa primitiva. Il primo Papa, come lo conosciamo oggi. La figura di Pietro è essenziale per la nostra fede e la nostra Chiesa. Un luogo fondamentale nella vita di San Pietro è il Gallicantu, il santuario sorto alle pendici del Monte Sion di Gerusalemme, sul luogo in cui Pietro, impaurito, dirà più volte prima del canto del gallo di non conoscere Gesù, appena arrestato. La festa di San Pietro è un'occasione per ricordare il messaggio di questo santuario, che è soprattutto quello della misericordia, espresso dallo sguardo di Gesù su Pietro dopo la sua rinnegazione. Quando il gallo cantò, Pietro si ricordò di quando Gesù gli aveva annunciato la sua rinnegazione e del suo sguardo di bontà, misericordia, perdono, che ha suscitato in lui pentimento. Uscì e pianse amaramente, dice San Luca. Per la festa il custode si è recato a Giaffa per una celebrazione nella chiesa di San Pietro. Da qui il primo papa partì dalla sua terra per evangelizzare il mondo. Pietro è quindi un apostolo, ha sottolineato nella sua omelia fra Francesco Patton, che ci ricorda contemporaneamente che la chiesa è iniziata in seno al popolo di Israele, ma si è subito aperta a tutti i popoli.